capiamo meglio la critica che Marx fa al capitalismo, no? Abbiamo già detto che Marx si dice il capitalismo non è eterno, questo si è detto, no? È una fase della storia. Qual è l'idea, no, che i fautori di un'idea vogliono mettere agli altri? Il concetto di eternità, no? Perché se io riesco a diffondere che quello è il concetto di eternità, anche chi non ha un piacere a vivere in quel tipo di mondo, piano piano si adatta. No? Pensateci bene, no? Ora non voglio sapere le vostre idee, ma magari c'è qualcuno tra di voi che non ha una grande aspirazione al capitalismo, non è che gli piace molto il tipo di società capitalistica nella quale viviamo, che mentalmente che idea si è costruito? E comunque bisogna adattarci, il capitalismo è, e bisogna che ci adatti mio figlio, perché il capitalismo sarà, e mio figlio ci deve adattare mio nipote, perché il capitalismo sarà, e mio nipote deve educare mio bisnipote, perché il capitalismo sarà. Quindi voi pensate a quanto si ragiona da un punto di vista capitalistico, no? Un altro anno farete la scelta universitaria e dite devo cercare un lavoro che mi piace, eccetera, un lavoro che mi realizzi, ma anche un lavoro che sia remunerativo, che mi consenta, cioè la mentalità capitalistica, come tante mentalità, è eterna. Ma la forza della storia qual è? Che anche il servo del sistema feudale non pensava mai che fosse possibile ribellarsi. Il mondo è fatto dai padroni e dai servi, e sono nato servo, accetto la situazione, no? Invece, perché è importante la frase nella tomba di Marx? La filosofia deve servire a cambiare, non a giustificare. È chiaro questo passaggio? È chiaro che non è eterno, no? Se non è eterno, non è che a passare nottata, come diceva Edoardo De Filippo, aspetto che passi e poi si costruirà qualcos'altro. No, qualcos'altro si costruisce se cambiano le condizioni economiche. Chi è che può cambiare le condizioni economiche? Chi è che può cambiare? Chi l'ha cambiato nella storia delle condizioni economiche? Oh! No, non sempre. La classe sociale che comprende che quel sistema economico non è funzionale alla sua felicità. È chiaro? Cioè il passaggio si è fatto, lo storicismo di Marx, sì, il passaggio dal sistema della schiavitù al sistema feudale. No. Come avviene? Non è che c'è qualcuno che si ribella e fa la rivoluzione. Il padrone si rende conto che uno schiavo rende molto meno di un servo. E allora cambia le condizioni economiche, cambia la struttura e trasforma lo schiavo in servo, che mi rende di più. È chiaro? Poi qui, la rivoluzione, quindi quelle non sono rivoluzioni, quelle sono trasformazioni, riforme. Invece la rivoluzione è quando è la classe sociale che sta più in basso che cambia il sistema e diventa la classe o paritetica o che va in alto. Chi ha cambiato questo? La borghesia. Alla borghesia, che Marx farà una durissima critica al sistema borghese, ma la borghesia è quella che ha fatto capire a tutti che la rivoluzione si può fare anche dal basso, perché ha cambiato le condizioni economiche. Non ha accettato più il bilancio della rivoluzione francese, quello che Necker presenta, dove si vede che il 90% delle risorse è speso per il 2% della popolazione, cioè quindi che c'è un'ingiustizia di base. Oggi cosa ci dovevano dimostrare di più per capire che c'è un'ingiustizia? 8 persone nel mondo hanno un capitale vicino al 50% del patrimonio mondiale. 8 in 8, in 20 lo superano. Quindi vuol dire che per superarlo ce ne vuole altri 12, quindi quei 12 valgono già molto meno degli 8, no? Quindi, di cosa stiamo parlando? Dov'è l'idea di giustizia in un mondo, no? Dove, perché uno potrebbe anche capire, c'è dei bimbi che muoiono di fame perché dispiace, però fa parte del gioco, ci sono delle condizioni nel mondo più sfortunate, d'altra parte noi dici, sì, è vero, si potrebbe rinunciare a qualcosa e darla loro, ma non è che poi viviamo, come ci voleva far credere Monti, in un'opulenza enorme, faccio un paio di docce, mangio un piatto di pasta, vado a vedere un film, sì, potrei essere più sobrio, no? Ma ci vogliono far credere questo, ma non è che conta.
Quello che conta è che 8 persone si stanno spartendo tutta la torta. Quindi uno dice, meno male ho la fortuna di vivere in una parte dove sono fra quelli che colazione, pranzo e cena lo fanno. E mi dispiace per gli altri, però se perché penso che sia diffuso, ma se non penso che questo benessere non è diffuso, che sono 8 persone, bisogna, va rivoluzionato questo sistema. Cioè, se è così va rivoluzionato, ma guardate, non è che lo dice Che Guevara, lo dice Papa Francesco, e Papa Francesco non è un rivoluzionario, nasce moderato, andava a cena con Videla quando era in Argentina, che era il dittatore dell'Argentina, però oggi lui si dice c'è un problema nel capitalismo che è un problema devastante, che rende impossibile l'armonia e la solidarietà tra gli uomini. Quindi lui si pone un problema attraverso la dottrina sociale della Chiesa, che non è quella marxista, ovvio, può essere quella marxista, Marx dice Dio è l'oppio dei popoli, cioè Papa Francesco un po' diventa certo marxista. Papa Francesco è in quella schiera che è tanta di persone che pensano che si può vivere in un capitalismo dal volto umano. Marx dice no, capitalismo dal volto umano non esiste, perché il capitalismo è disumano. Perché il capitalismo si fonda su un qual è il concetto più disumano? Lo sfruttamento. E il capitalismo si fonda sullo sfruttamento. Non si fonda su una ricerca di armonia, il capitalismo si fonda sullo sfruttamento, quindi non si può andare a ingentilire, no? È come dice, c'è un assassino dal volto umano, no? Dice, t'ammazza, poi dice, scusa, oppure prima di ammazzarti dice, ma vuoi un sigaro? Sì, però poi m'ammazza, no? Quindi forse addirittura io preferirei quello che ti arriva e ti spara, non fa tanti discorsi, no? Piuttosto che dice, mi dispiace, ti devo ammazzare, cosa vuoi, dimmi gli ultimi 3 desideri, no? Ammazzami e ne faccio meno 3, no? Quindi è una visione diversa, però il che ci sia questo problema non lo stanno ponendo soltanto i marxisti. Marx non è un profeta, Marx l'ha visto. Poi, altro elemento che è collegato all'idea del capitalismo. Il capitalismo, ti dicono, consente la crescita. Ma non è mica vero. Il capitalismo l'abbiamo visto, no? È una sinusoide regolare dove c'è crescita e decrescita. Quindi se io ho la fortuna di comprare al punto più basso, poi cresce. Se ho la sfortuna di comprare al punto più alto, poi decresce. Ma è più facile comprare al punto più alto o a quello più basso? Taleta insegna. È più facile comprare quello più alto perché dice, oh, guarda, sta crescendo, lo compro anch'io. Cioè, bisogna essere molto bravi per comprare quando siamo in discesa, Lo ricordate Talete come diventa ricco? No? Comprando le vigne che erano aride, no? Ma perché era un filosofo, aveva studiato come funzionano le cose. Quindi, essendo prevalentemente affettivo il rapporto col denaro, uno dice io compro quella cosa perché vedo tutti la comprano. Cioè, voi un titolo, un vostro amico dice, lo sai, l'ho pagato 10 e ora vale 15. Poi arriva un altro, lo sai, ho pagato 15, vale 18. Oh, lo sai, ho pagato 18, vale 21, lo compro. Sta crescendo, voi lo comprate a 21, comincia 18, 15, 12, 10 e si ferma più. Quando è che diminuisce? Quando la massa che non è cosciente dei meccanismi della borsa si butta su quel titolo. È chiaro? E chi è che può decidere quanto varia quel titolo? Chi ha un grande capitale, Soros, lo può decidere. Soros gestisce, a parte la sua enorme ricchezza, Soros, essendo molto abile nella borsa, lui gestisce fondi azionari, no? Quindi vuol dire che Gennaro a 10.000 euro dice, me la sento, andare in banca e decidere io. Li do a Soros, che no? Nel suo fondo poi lui prende una percentuale e si arricchisce di più. E quindi Gennaro dice, mi affido a lui, a Arianna lo stesso, eccetera. Cosa può fare Soros? L'ha già fatto. Se lui decide di prendere l'enorme capitale che ha e investirlo in un titolo, il giorno dopo questo titolo dove va? Vi rendete conto? È chiaro? Arriva a livelli incredibili, ma lo stesso giorno può anche decidere che fa svalutare quel titolo per poi ricomprarlo a un prezzo più basso. Quindi voi non gestite più il vostro denaro, lo sta gestendo Soros per voi. E così chi gestisce il fondo azionario?
È ovvio che Soros, gestendo più fondi azionari, Soros può decidere, in una notte ha deciso di mettere in crisi l'intera economia britannica, ci è riuscito. Quindi vedete a chi siamo in mano. Cioè, arrivano cinque squali e decidono che ci vogliono far saltare il sistema economico salta. Quindi l'idea che il capitalismo genera crescita, che bisogna produrre, 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 così più si produce, più si cresce, più si produce, più si cresce, arriva a fine perché poi produci, Marx l'aveva individuato, voi l'avete visto nel 1873, arriva la Grande Depressione, che tutto ciò che produci rimane in magazzino, perché non c'è più domanda. Inoltre, crescita vuol dire benessere diffuso? Perché 8 crescono, gli indici si alzano e tutto il resto vanno giù, ma in parametri quegli 8 hanno una crescita maggiore della decrescita di 1 miliardo di persone. Quindi i dati economici sono buoni. E si è visto anche al di là del risultato politico, alle elezioni ci sono state ora, 4 marzo del 2018, no? Gentiloni e Renzi dice: siamo basiti del risultato elettorale pessimo che abbiamo avuto perché i dati economici sono cresciuti, no? Quindi il risultato c'è stato e abbiamo perso le elezioni, no? Come dice un allenatore, dice: ho vinto 10 partite su 10, se potevo fare di più, mi mandano via, no? Ma non è la stessa cosa. Perché probabilmente la percezione della crescita economica, che numerica, non è stata diffusa in tutta la classe sociale, in tutte le classi sociali, è chiaro? E quindi si penalizza magari chi governa e non è che chi ha l'alternativa magari fa meglio, però cioè, questi non c'erano, allora proprio questo, ma si lavora molto sulla percezione. Ah, il capitalismo è squalismo, perché non può essere umano? Perché è legato all'idea che io non posso essere pietistico, no? È come se uno gioca a calcio, fa la punta, lo stopper è il suo amico con cui esce tutti i giorni, lo stopper scivola e lui dice: no, devo aver pietà, sennò poi l'allenatore lo brontola, la butto fuori. No, io vivo perché lui scivoli. Io vivo per il suo errore, perché è il suo errore che mi consente di far gol. È chiaro? Se ho questa dimensione pietistica, non posso fare certo il calciatore, farò il filantropo, farò un'altra cosa, no? È come un ciclista dice: però vedevo il mio amico stanco, quindi non ho attaccato, no? Te devi attaccare quando vedi l'avversario stanco e lo devi mettere in difficoltà. E così nel capitalismo. Nel capitalismo io vedo che sei in difficoltà, sono un tuo competitor, ci siamo visti a delle riunioni, magari ti voglio anche bene, no? Però cosa devo fare? Comprarti l'azienda al prezzo minimo. Io faccio i miei interessi, è un gioco, è un profitto, è un monopoli. Quindi, come fai ad avere rapporti umani se sei in perpetua concorrenza con gli altri? Se sei in perpetua competizione con gli altri? Se vuoi dimostrare agli altri che sei migliore di loro? E cosa verrà fuori? Verranno fuori anche delle scuole che ti educano allo squalismo, no? Quello che viene detto a volte anche nei corsi di formazione, ma non bisogna adattare questi ragazzi alla realtà che trovano, quindi facciamoli vedere come funziona il mondo, eccetera. Sì, ma io mi ricordo Marx, che non sono soltanto marxista, ma al di là della dimensione comunista, eccetera, ma Marx dal punto di vista filosofico, che dice che bisogna educare le persone a cambiare le cose, non semplicemente ad accettarle. Quindi le devo conoscere non in uno spirito di adeguamento, ma in uno spirito di trasformazione, per migliorarle. È quella la vera crescita. Il capitalismo viene venduto molte volte come progresso, no? È un progredire, no? Non è detto che si stia sempre meglio, che ci sia più cultura, eccetera. Voi guardate in Qatar, no? Dove è arrivato il capitalismo e c'hanno la neve finta, è lì, no? C'hanno questa, cioè hanno distrutto un paesaggio, eccetera, facendo finta che ci sia tutto, no? Se andate negli Stati Uniti in determinati quartieri, voi uscendo di casa prendete l'ascensore e l'ascensore vi porta direttamente al centro commerciale dove trovate tutto, cioè quindi dov'è che c'è stato questo progresso, questo miglioramento dello stile di vita? Le relazioni umane sono peggiorate, ognuno pensa a sé,
Quindi perché io devo considerarlo comunque progresso? L'elemento più duro del capitalismo è che il capitalismo, come vedremo il saggio, l'indice di sfruttamento, è sfruttamento dell'uomo sulla natura e dell'uomo sull'uomo. E quando c'è sfruttamento non ci può essere rapporto positivo, è chiaro il concetto. Cioè, voi potete anche essere buoni una volta, due e tre, quello che volete, ma se arriva uno, no, che vi taglieggia e vi dice: oh, me l'ha portata la schiacciata, uno dice: per gentilezza, ma magari questa fame gli porto la schiacciata, la compro, tutti i giorni la pretende, eccetera, vuol dire che mi sta sfruttando. Io mi fermo dal fornaio, spendo soldi della paghetta, compro la schiacciata e la devo dare anche a lui. Una volta lo faccio volentieri, due lo faccio volentieri, poi è sfruttamento. Ma chi ti toglie la schiacciata, nel meccanismo capitalistico, cosa pretende che tu gli dica? Ti dice: dammi la schiacciata. E poi ti dice che tu li devi, lo devi ringraziare. Ti ha dato lavoro. Ti ha fatto lavorare 10 ore, te ne ha pagate 2, distribuendole in 10, quindi legalmente a posto ma ingiusto, quindi legalità e giustizia vanno, non vanno di pari passo, e poi te lo devi ringraziare perché comunque il lavoro te l'ha dato. Quindi è un meccanismo di sfruttamento, perché voi pensate questo: un operaio lavora, no? Prende, produce 10, prende 2, perché 8 se lo mette in tasca quello che vive di profitto. I 2 che si mette in tasca ci dovrà pagare l'affitto o no? E quindi magari è lo 0,5 d'affitto. Chi le ha affitta la casa? L'imprenditore, che non è mai livello, ma è sempre quella classe imprenditoriale. Quindi t'ha dato, già te li rileva con l'affitto. Deve mandare il bimbo all'asilo nido, vale 0,2. Di chi è l'asilo nido? Dell'imprenditore. Deve andare al supermercato a fare la spesa e gli ci vuole 1,5, quindi ha già sforato il 0,2. Di chi è il supermercato? Dell'imprenditore. Quindi lui ha ridato all'imprenditore tutto ciò che ha preso. In pratica è come se l'avesse pagato vitto alloggio, però questa volta nel capitalismo manca 0,2, perché chi ha dei salari bassi non ce la fa a vivere. A chi si rivolge se manca lo 0,2? A banca, oppure a un'agenzia finanziaria che gli dà un prestito. Chi è che gli dà il prestito? L'imprenditore. Quindi te ha lavorato, siccome ha lavorato 8 ore al giorno per rendere ricco l'imprenditore, l'imprenditore ti riprende tutto quello che ti ha dato. Quindi uno sfruttamento che rischia di diventare totale. Ovviamente non è l'imprenditore X che fa tutto questo, ma è la classe imprenditoriale, è chiaro, no? La classe imprenditoriale ha in mano le fabbriche, gli asili, gli ospedali, l'acqua. Tra poco ci siamo già vicini, il gas, l'energia elettrica, e quindi ti riprende tutto ciò che ti ha dato. E a questo punto scatta il meccanismo che abbiamo detto anche l'altra volta, che è il meccanismo dell'alienazione, no? Perché state bene attenti, qua è alienante lavorare per qualcuno che non sei te o non è la tua comunità, è chiaro? È alienante perché te hai fatto uno sforzo e ti vedi togliere tutto lo sforzo che hai fatto. È alienante l'attività che fai. Come si diceva l'altra volta, l'operaio della Piaggio non è così soddisfatto di vedere il motorino a giro, non ha fatto una cosa. Quindi te non sei proprietario del tuo lavoro, non sei proprietario dei mezzi di produzione, non sei proprietario dell'oggetto che produci. È un'alienazione totale. Ok?